Tenere viva la memoria di questi fatti serve intanto a rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita, perché poi in queste vicende ci sono sempre delle persone che hanno pagato con la vita, ci sono dei familiari che hanno avuto l'oltraggio di essere separati dai loro affetti, e quindi principalmente il pensiero va a questo immenso dolore. E poi, siccome queste persone hanno pagato con la vita rispetto a una criminalità pervasiva, una criminalità che per lungo tempo l'ha fatta da padrone e che è sempre pronta in qualche modo a recuperare terreno rispetto ai terreni che la legalità lascia nella loro disponibilità. E quindi la memoria non è una ritualità, non è una data su un calendario che ognuno di noi occupa in maniera più o meno rutinaria. Io credo che sia e debba essere sempre comunque l'occasione per rinnovare un impegno.